90 anni e non sentirli. Lo storico veliero Amerigo Vespucci, nave scuola varata il 22 febbraio 1931 nei regi cantieri di Castellammare di Stabia, l'unità più anziana in servizio della Marina Militare Italiana, la più ammirata, compie 90 anni e non si è fermata neppure con il Covid. È un traguardo a cui arriva avendo percorso più di 800.000 miglia, navigato in tutti i mari del mondo, visitato tutti i continenti. E il bello è che dopo questi primi 90 anni la nave è pronta per affrontarne altrettanti e altri traguardi perché è stata conservata nel tempo in maniera maniacale, dice il comandante Gianfranco Bacchi, il 122esimo e uno degli unici tre ad avere superato l'anno di comando del Vespucci. È uno strumento formativo formidabile, aggiunge, ha visto passare decine di migliaia di allievi dell'Accademia Navale e poi è un simbolo per il paese. Non solo per la Marina. Le sono state affidate tante definizioni, la più semplice e banale è la nave più bella del mondo, ma in realtà è molto di più. È un ambasciatore dell'Italia e del Made in Italy. Tre alberi, 26 vele, lo scafo bianco e nero con fregi in oro, legni e ottoni, il Vespucci è la nave più bella del mondo da quando così la definì la portaerei americana USS Independence, incrociata nel 1962 nel Mediterraneo. Un diario di bordo ricco di pagine, era presente alla riconsegna di Trieste all'Italia nel 1954, nel 1960 per le Olimpiadi di Roma trasportò la fiaccola dal Pireo a Siracusa, nel 1968 risalì a vela il Tamigi per ormeggiare a Londra, sono solo alcune.